qui con noi in sala stampa Luca Calabretta, che ringraziamo per la disponibilità. Luca, un avvio di stagione con tanti alti e bassi per questa maestria, 2 vittorie e 2 sconfitte dopo le prime 4 partite, come valuti questa prima fase di stagione della squadra? Ma sinceramente potevamo fare di più, abbiamo perso punti anche nell'ultima partita per delle ingenuità nostre e potevamo sicuramente avere 2 punti come minimo in più nella nostra classifica, però non possiamo rammaricarci su questo, dobbiamo andare avanti e niente, cercheremo già da domenica in casa di provare a portare a casa 2 punti. Dopo un anno di inattività per te, questo tuo ritorno alla pallacanestro giocata qua a Catanzaro, una vita non facile, quella tua di carattere in ambito sportivo, anche per i tuoi impegni al di fuori del parquet, con il tuo lavoro, come fai a conciliare questi 2 aspetti che non sono mai facili da mettere insieme, soprattutto ad un buon livello come la CIGOL? No, sicuramente è molto difficile conciliare tutte e 2 cose. Sto cercando di dare il massimo sia dal punto di vista lavorativo per la strada che avevo già intrapreso l'anno scorso, sia per quanto riguarda il basket. E mi sono rimesso in gioco perché ho voluto ricominciare, appunto perché sentivo la mancanza, e sto cercando di dare il meglio anche qui con la pallacanestro. Andiamo adesso, ci proiettiamo a quello che è il prossimo match qua in casa contro la Basket School Messina, la squadra che in questo momento sta sicuramente meglio impressionando durante questo campionato. Ti chiedo una tua valutazione di quello che sarà il prossimo match. Ci aspetta sicuro una partita difficile contro una squadra che ancora è imbattuta, quindi questo già la dice lunga sull'aspetto del roster avversario. È una squadra costruita bene, che punta a stare in alto, con giocatori di livello anche superiore e un allenatore che ha fatto categorie elevate come la Serie B, la 2, quindi sicuramente un allenatore preparato e una squadra composta da giocatori molto forti, con tanta esperienza, 2 stranieri abbastanza buoni, quindi sarà una partita dura, ma ce la metteremo tutta. Grazie mille Luca. Grazie a voi.